Oggi vi volevo raccontare un po' la storia di un basso che è sicuramente uno dei grandi protagonisti, diciamo, della storia del basso elettrico dal punto di vista dello strumento, ed è il Fender Jazz Bass, o Fender Jazz Bass, insomma, come vogliamo chiamarlo, se più all'italiana o più all'inglese. Ma in qualsiasi caso diciamo che abbiamo capito di quale strumento stiamo parlando. Ora, ci sono alcuni strumenti che sicuramente hanno fatto la storia, diciamo, della musica dal punto di vista dello strumento, e spesso perché sono legati a dei nomi che attraverso l'utilizzo di questo strumento in qualche modo li hanno resi un po' iconici. Ma non sono molti gli strumenti che hanno attraversato la storia della musica. Se parliamo di qualcuno di questi strumenti iconici, per esempio, possiamo pensare all'Hofner Violin, il basso a violino, no, quello di Paul McCartney, diventato appunto in qualche modo iconico proprio perché c'è l'associazione con Paul McCartney, con i Beatles. Ma questo strumento, in realtà, anche se ancora ai giorni nostri lo vediamo talvolta essere utilizzato, è comunque uno strumento legato a un ambito abbastanza particolare, abbastanza limitato. Ci sono altri strumenti, come dicevo, pochi, che in realtà invece hanno proprio attraversato la storia della musica e continuano a essere ancora utilizzati in modo anche abbastanza intenso ai giorni nostri. Quindi hanno saputo conservare la loro spendibilità attraversando proprio i decenni per arrivare ancora ai giorni nostri ampiamente sfruttati e utilizzabili. Tra questi pochi strumenti ci sono sicuramente tre strumenti a suo modo iconici partoriti dal genio di Leo Fender. E questi tre strumenti sono appunto il Fender Precision, di fatto il primo basso elettrico, poi abbiamo il Fender Jazz e poi abbiamo il Music Man Stingray. Tre strumenti nati dalla mente di Leo Fender che sono diventati sicuramente iconici, che hanno saputo, pur partendo da epoche diverse, attraversare i tempi e arrivare ai giorni nostri ancora, diciamo, giovani, ancora ampiamente utilizzabili. Questa è una cosa veramente abbastanza rara. Come vi dicevo, in questa chiacchierata io vorrei parlare proprio di uno di questi strumenti, forse il più versatile dal punto di vista timbrico, che è appunto il Fender Jazz. Verso la fine degli anni 50 Leo Fender si trovava con quattro strumenti a loro modo abbastanza innovativi, tutti di buon successo di mercato, che erano appunto la Fender Telecaster del 1951, il Fender Precision del 1951 anche lui, poi abbiamo la Fender Stratocaster, di nuovo un'altra chitarra, del 1954, e ancora un'altra chitarra, la Fender Jazzmaster del 1958. Nel 1959, quindi, Leo Fender decise che era il momento di tirar fuori un altro basso elettrico che affiancasse il Precision. E nella sua mente questo basso doveva essere un po' il modello, chiamiamolo, Deluxe, quello, diciamo, un po' di scalino superiore. Il Precision era nato fondamentalmente con un solo pickup e quindi fondamentalmente aveva quel tipo di suono molto apprezzato, molto grosso, insomma, che era un suono centrato soprattutto sulla fondamentale della nota, proprio per la posizione che aveva il pickup, oltre che per la tipologia di pickup che dava sicuramente un suono più rotondo, ma la posizione che aveva scelto Leo Fender era quella tale per cui ci fosse una buona ripresa da parte del pickup della vibrazione della corda in un punto dove la fondamentale della nota fosse in bella evidenza. Ora, se qualcuno volesse approfondire il discorso delle posizioni dei pickup, vi ricordo semplicemente che io ho fatto un video che trovate sempre sul mio canale dedicato proprio alla posizione dei pickup. Sui pickup ci sono due video. Uno dedicato alla posizione, dove spiego anche in funzione della fisica del suono, quindi della vibrazione della corda, dove sono, diciamo, le varie posizioni, quindi in funzione di quello che tipo di suono ci si può aspettare di raccogliere. L'altro video sui pickup invece riguarda le diverse tipologie di pickup. Ora, tornando a noi, quindi sul discorso della posizione dei pickup, Leo Fender, come dicevamo, sul Precision aveva scelto una posizione del pickup in modo che raccogliesse
in modo abbastanza evidente la nota fondamentale. Ora, Leo Fender è sempre stato molto attento a queste cose. Trattandosi di strumenti elettrici, lui non vedeva tanto il legno come un parametro così significativo sul timbro dello strumento, lo vedeva più per le sue funzioni meccaniche, quindi il manico doveva avere un legno in grado di meccanicamente assolvere la sua funzione di contrastare ovviamente la tensione delle corde, quindi di mantenere correttamente la sua posizione. Ma dal punto di vista della scelta dei legni, quello che faceva Fender era semplicemente di scegliere i legni che fossero in quel momento quelli più semplici da reperire e non troppo costosi, che assolvessero, diciamo, allo scopo. Quindi, per esempio, per i bassi, il fatto di utilizzare lontano per il corpo piuttosto che appunto il palissandro per le tastiere era semplicemente perché erano legni in quel momento non troppo costosi e facili da reperire. Quella era, diciamo, la scelta che aveva fatto Leo Fender. In realtà, dal punto di vista timbrico, Leo Fender ha sempre lavorato molto proprio sul pick up e sulla posizione dei pick up, perché questi erano gli elementi che considerava fondamentali. Esistono delle foto di Leo Fender, come potete vederle adesso, diciamo, che ci mostrano appunto Leo Fender che prova i pick up utilizzando semplicemente una tavoletta di legno sulla quale era avvitato un ponte e un manico e poi un altro pezzetto di legno sul quale erano fissati i pick up e l'elettronica, e venivano provate quindi le diverse posizioni e veniva letto quindi il suono che si produceva muovendo quindi il pick up nella scelta delle posizioni in funzione, come dico, del tipo di suono, del tipo di pick up che si stava utilizzando. Quindi Leo Fender aveva le idee assolutamente chiare in questo senso. Quando nel 1959 progettò il Jazz Bass, lui pensò ad un basso che doveva avere due pick-up. Il progetto originale aveva due single coil, ma diversi da quelli che finirono nel progetto poi finale. Il progetto iniziale prevedeva un single coil, chiamiamolo così, al manico come posizione più simile quindi alla posizione del Precision, che era un pick-up con 5 poli e le corde che erano spaziate tra questi 5 poli. Il secondo pick-up al ponte invece era un pick-up con 4 poli con un polo sotto ciascuna corda. La soluzione che poi invece venne implementata furono sì due single coil, uno più in posizione manico e uno più in posizione al ponte, ma entrambi uguali, entrambi con 4 coppie, diciamo, di poli e la corda che passava all'interno di ogni coppia di poli, diciamo, come posizione. Ora, l'idea quindi di Leo Fender è stata quella di tenere un pick up più in zona manico per prendere ancora anche qui la nota fondamentale, quindi con una logica simile a quella del Precision, pur con un pick up diverso, ma un secondo pick up invece più spostato verso il ponte, in grado di raccogliere molto di più le armoniche che si producono quando si manda la corda in vibrazione e avere un suono sì più secco ma anche con più attacco, e potendo miscelare i due suoni si era in grado di avere una varietà timbrica veramente molto più ampia, perché da entrambi i pick up aperti, dove davamo più o meno la presenza sia della fondamentale che delle armoniche raccolte da entrambi i pick up, con tutte le soluzioni intermedie che potevano esserci, andando a sbilanciare, diciamo, il suono più a favore di un pick up piuttosto che di un altro. Il pick up dal punto di vista timbrico sul jazz bass sono stata sicuramente la differenza più significativa, ma anche dal punto di vista stilistico il jazz bass presentava delle altre differenze rispetto al suo, diciamo, predecessore Precision, perché il Precision presentava la vita, chiamiamola così, cioè le due anse che noi vediamo. Giusto per darvi un'idea, quando parliamo della vita parliamo di quest'ansa e di quest'ansa. Ecco, nel Precision la vita è praticamente perfettamente allineata, ma non avviene questo nel jazz bass. Il jazz bass ha invece la vita, diciamo, disallineata. La parte inferiore è spostata, diciamo, rispetto alla parte superiore. Questo in realtà non è di nuovo nato per caso, per un vezzo stilistico puramente estetico. Leo Fender era sempre molto pratico su queste cose.
In realtà Leo Fender ragionò sul fatto che utilizzando il basso da seduto era più funzionale, più comodo avere la vita, diciamo, dello strumento fatta in questo modo. Quindi solitamente la gamba su cui uno appoggia lo strumento è la gamba destra e, diciamo, il petto, chiamiamolo così, la pancia su cui uno in qualche modo appoggia lo strumento è ovviamente centrata, mentre la gamba resta inevitabilmente un po' più decentrata. E con questa logica lui ha disegnato le due anse, diciamo, che fanno la vita dello strumento. Altra differenza importante è il manico, che è diverso da quello del Precision, un manico che Leo Fender voleva fosse più facile da suonare, più comodo da suonare, dove la differenza sicuramente più significativa che notiamo è la larghezza al capotasto. Mentre il Precision aveva una larghezza di 42 mm, il Fender Jazz ha una larghezza di 38 mm, quindi 4 mm più stretto. Dopodiché anche il profilo del manico in realtà era diverso, perché lo spessore andava a diminuire man mano che si avvicinava, diciamo, all'attacco del corpo. L'elettronica con cui questo modello venne presentato sul mercato era un'elettronica che permetteva di regolare per ciascun pickup sia il volume sia il tono, con due potenziometri concentrici per ciascun pickup. Il Jazz Bass debuttò all'inizio del 1960 con un prezzo di $279 per la colorazione Sunburst, che era la colorazione base, quindi il modello base, diciamo, dal punto di vista del colore, e con una maggiorazione per colori personalizzati che portava il costo dello strumento a poco più di $290, $293. Un'altra cosa quindi interessante proprio sul colore, intanto il fatto che il Sunburst fosse il colore base ci fa capire il motivo per cui se ne trovano comunque tantissimi di questo colore andando a prendere i bassi degli anni 60, proprio perché era il colore base con cui nasceva lo strumento. Era possibile, come dicevamo, pagando un supplemento di prezzo, avere dei colori personalizzati. Non a caso i colori personalizzati, essendo molto più rari, ovviamente poi dal punto di vista collezionistico hanno acquisito anche un valore decisamente superiore rispetto al classico color Sunburst. Un'altra curiosità, parlando di quei colori, è che questi colori personalizzati spesso venivano dati sopra dei corpi che erano già stati preparati di color Sunburst, quindi restava il colore Sunburst sotto e veniva dato il nuovo colore sopra il colore precedente. Ed è capitato appunto che con gli anni sverniciandosi sotto il colore, diciamo, finale sia saltato fuori il precedente color Sunburst che lo strumento in realtà aveva, ma non era stato, diciamo, riverniciato successivamente da altri proprietari in vari passaggi di proprietà. Era proprio il colore originale già che aveva dato la Fender allo strumento. Un'altra curiosità riguarda l'origine del nome, perché è stato chiamato Jazz Bass. Alcuni dicono che in realtà Fender col nome Jazz era proprio perché voleva attirare un po' i musicisti jazz sul suo strumento. È molto più probabile in realtà però che il nome derivi proprio semplicemente dal fatto che la sua chitarra più recente che aveva lanciato era la Jazz Masters del 58, come dicevamo, e usò sempre lo stesso nome Leo Fender, appunto Jazz, anche per il suo basso. Tra l'altro, questa cosa della vita sfalsata che vi dicevo prima, che ha il Jazz rispetto al Precision, deriva proprio dal design della chitarra Jazz Masters, che anche lei aveva appunto la vita sfalsata. Bene, cominciamo allora adesso anche a parlare di come poi è cambiato lo strumento rispetto, diciamo, al primo modello lanciato nel 60. Diciamo, il primo cambio significativo ce l'abbiamo all'inizio del 62, quando vengono sostituiti i potenziometri concentrici di regolazione con i classici tre potenziometri che siamo abituati a vedere oggi, cioè un volume per ogni pickup e un tono solo per entrambi i pickup che regola, diciamo, poi lo strumento. Questo è stato fatto fondamentalmente per semplificare proprio le regolazioni dello strumento.
la versione con i potenziometri concentrici sicuramente permetteva maggiori sfumature ancora, potendo regolare separatamente i toni per ciascun pickup, ma alla fine era anche abbastanza complessa da gestire. Quindi Leo Fender pensò di passare a una regolazione più semplice, appunto con i due volumi per i pickup e un solo tono per entrambi i pickup, che regolava contemporaneamente quindi entrambi. Un'altra cosa interessante che cambiò nel tempo fu che il modello del 1960 presentava anche dei feltrini posti vicino al ponte che servivano per andare ad essere messi in contatto con le corde e stopparne un pochino il suono. Era una cosa che all'epoca veniva abbastanza utilizzata. Questi feltrini erano chiamati anche Spring Felt Mute e anche loro furono presenti dal 60 al 62. Poi vennero progressivamente eliminati. Dal 1965 la proprietà cambiò perché Leo Fender vendette appunto l'azienda alla CBS, la quale cominciò ad apportare progressivamente delle modifiche anche agli strumenti. Una prima modifica di tipo estetico che introdusse la gestione CBS negli anni 65-66 fu l'introduzione del cosiddetto binding, cioè di questa cornice bianca, diciamo, a lato della tastiera, che circonda praticamente tutta la tastiera lungo il suo profilo del manico. Oltre al binding vennero anche inserite le meccaniche cosiddette oval o lollipop, come quelle che vedete in questo basso, anche se questo strumento in realtà non è un 65-66 ma è un 68, come vedremo. Le meccaniche lollipop hanno sostituito le classiche meccaniche, diciamo, a farfalla che venivano utilizzate fino a prima, diciamo, sui bassi Fender. Un'altra modifica che venne fatta successivamente negli anni 66-67, considerata, diciamo, un optional che poteva essere richiesto, è stata l'introduzione dei cosiddetti block rettangolari, come quelli che vediamo su questo strumento, sempre sulla tastiera in palissandro. Nel 68 cambiano di nuovo le meccaniche, che tornano a essere di nuovo a farfalla. Nel 68, diciamo, essendo un anno un po' di transizione sotto questo aspetto, può capitare di trovare, anche se un po' più raramente, degli esemplari che hanno ancora le meccaniche ovali, come nel mio caso, l'esemplare che vedete qua, e convivono queste con degli esemplari, molti di più, che hanno appunto le meccaniche di nuovo a farfalla, che poi proseguiranno, diciamo, nella produzione Fender, nel senso che le meccaniche oval tuner verranno al massimo riprese in qualche edizione specifica, ma di fatto poi la meccanica resterà quella a farfalla, pur subendo, diciamo, alcuni adattamenti. Nel 1969 viene cambiato anche il logo dello strumento, viene introdotto il cosiddetto TV logo con la scritta Jazz Bass molto più grande. Inoltre viene introdotta anche la tastiera in acero come optional. Nel caso della tastiera in acero i blocchi rettangolari erano neri. Una cosa che mi ero dimenticato di dirvi prima è che tra le caratteristiche anche che aveva il Jazz Bass fin dall'inizio, fin dal 1960, c'era anche un pulsante per ancorare la cinghia, oltre ai classici due pulsanti sul corpo, se ne trovava anche un altro sul retro del manico, potete vederlo in questo caso. Questo pulsante sparì dal 1969, quindi col Bass del 69 sparisce anche questo pulsante. Nel 1970 viene un'altra modifica, questa volta importante non per l'estetica ma per il suono dello strumento, ovvero viene deciso di spostare il pickup al ponte un centimetro più avanti rispetto alla posizione in direzione del ponte, diciamo, rispetto alla posizione che aveva sempre avuto fin dall'inizio invece sul Jazz Bass. Questa cosa negli archivi Fender viene dichiarata come dal 1972, ma in realtà molti bassi prodotti nel 70 e anche nel 71 hanno già questa configurazione. Tra l'altro, questa configurazione ha comportato anche un'altra modifica, cioè è stato arretrato anche leggermente il ponte, e questa cosa ha comportato la necessità però di allungare la vite della corda sol
perché altrimenti diventava difficile riuscire a trovare l'intonazione. Quindi una caratteristica di questi strumenti dei primi anni 70 è, oltre ad avere appunto il pick up in una diversa posizione, avere anche il ponte leggermente decentrato e questa vite del sol più lunga. Ora, in realtà nel 70 e nel 71 capitava di trovare ancora entrambe le configurazioni, cioè quella con la posizione classica anni 60 e anche quella appunto con la posizione anni 70, come verrà poi chiamata, cioè col pick up spostato un centimetro più in là, e le due cose hanno probabilmente convissuto all'epoca. Nel 72 effettivamente cessa la cosa, nel senso che troviamo solo più strumenti che hanno effettivamente la posizione 70, ma dire che questo è cominciato nel 72, cioè che la posizione 70 è stata introdotta nel 72, è ovviamente errato. Io stesso prima di questo basso avevo un jazz del 70 che aveva infatti la posizione dei pickup 70 e la famosa vite del ponte, quella del sol, più lunga per poter trovare, diciamo, la giusta intonazione che altrimenti non sarebbe stata possibile. Ora, questa cosa della posizione del ponte poi non durò moltissimo, perché poi venne riportato il ponte nella posizione corretta pur mantenendo il pick-up in posizione 70. La posizione 70 del pick-up verrà mantenuta fino al 1982, quando si tornerà in posizione 60, e da lì in poi la Fender ha sempre mantenuto la posizione 60, diciamo, dei pick-up, riservando la posizione 70 soltanto ad alcune riedizioni, ma neanche tutte, perché ci sono state delle riedizioni chiamate del 70 dove in realtà il pick up era ancora in posizione anni 60, era stata ripresa l'estetica dei bassi anni 70 senza toccare il pick up, e ci sono invece delle riedizioni negli anni che sono state fatte correttamente anche spostando il pick up nella posizione 70. Sempre in questo periodo ci fu anche un altro cambiamento che riguarda i legni, in quanto iniziò anche l'uso del frassino, che andò ad affiancare il precedente ontano, che era il legno prevalente che aveva sempre utilizzato per i corpi la Fender in tutti gli anni 60. Quindi all'inizio degli anni 70 si inizia a introdurre anche il frassino. Questo frassino era un frassino spesso molto pesante, cosa che portava tranquillamente anche ad avere bassi che pesassero 5 kg, pur essendo dei tradizionali 4 corde, mentre il peso del lontano solitamente girava intorno ai 4,2 kg, 4,3 kg al massimo. I bassi in frassino iniziarono anche a essere molto pesanti, tuttavia erano anche parecchio graditi, soprattutto nella configurazione natural, che permetteva di vedere le venature del frassino, e al contrario del lontano, che è un legno praticamente privo di venature, quindi esteticamente non particolarmente accattivante, il frassino invece era decisamente più piacevole da vedere dal punto di vista estetico. Nel 1974 viene fatto un ulteriore cambiamento, nel senso che si passa al fissaggio del manico con una piastra a tre viti al posto della precedente piastra a quattro viti che era stata utilizzata fin dall'inizio sui bassi Fender. Questa piastra a tre viti permette anche la regolazione del cosiddetto micro tilt, cioè la possibilità di variare leggermente l'angolazione del manico. Questo per compensare eventuali angoli non perfetti che potevano richiedere in precedenza l'utilizzo di quella che veniva spesso chiamata la zeppa, cioè mettere sotto il manico un pezzettino, anche solo per esempio di carta vetro, di una carta un po' spessa magari, per cambiare leggermente l'inclinazione del manico se con le tolleranze di produzione non fosse uscita proprio perfetta. E se l'inclinazione non è perfetta, poi diventa difficile riuscire a regolare anche correttamente l'action dello strumento. Ci si rischia di trovare uno strumento abbastanza duro sotto le dita. Questo spesso veniva fatto in modo molto artigianale, come dicevo, mettendo la zeppa sotto il manico. L'introduzione del micro tilt doveva proprio servire per ovviare a questo tipo di problematica, permettendo con questa vite di spingere leggermente, variare quindi l'inclinazione del manico. L'altra cosa che venne introdotta fu un nuovo truss rod, che veniva in questo caso regolato dalla paletta, mentre fino ai modelli precedenti si regolava, diciamo, dal tacco del manico.
Questo nuovo Trussrod, chiamato anche bullet a proiettile, insomma, proprio per la sua forma, era sicuramente, diciamo, di regolazione più pratica e più agevole rispetto a quello precedente col tacco nel manico, che non era sicuramente estremamente funzionale, anche se durato tantissimi anni. Sempre nello stesso periodo, anche per le tastiere in acero vennero introdotti i block bianchi in simil madreperla, come per le tastiere in palissandro fino a prima, in alternativa ai block neri che hanno continuato comunque a esistere, quindi nelle tastiere in acero possiamo trovarle sia con i block neri sia con i block, diciamo, in madreperla. Quelle in palissandro ovviamente sempre solo con i block in madreperla. Nel 1976 c'è di nuovo un cambio di logo sulla paletta e il seriale che fino ad allora si era trovato sulla placca, diciamo, di fissaggio del manico, quindi sul retro dello strumento, viene invece poi riportato sulla paletta. Nel 77 c'è ancora un'altra modifica, questa volta riguarda i potenziometri di regolazione di plastica nera che diventano tipo Stratocaster, quindi diventano zigrinati con i numerini, proprio, diciamo, sullo stile di quelli utilizzati sulla chitarra Fender Stratocaster. Nel 1982 si ritornò di nuovo, oltre che con la posizione appunto dei pick-up anni 60, anche col fissaggio poi di nuovo del manico con una placca a 4 viti. Diciamo che questo excursus era un po' per raccontarvi la storia e le modifiche principali, quantomeno, che ci sono stati, diciamo, sullo strumento dal punto di vista estetico, ma anche in certi casi, come dicevamo, dal punto di vista funzionale, pur essendo rimasto nella sostanza il basso sempre abbastanza lo stesso, come diciamo, forse la modifica più evidente di impatto sonoro è stata proprio quella di modificare la posizione del pick-up in questo decennio, diciamo, degli anni 70. Ovviamente poi la storia del jazz bass è andata avanti, ma di fatto poi è stato più diversificando le linee dello strumento in base poi ai vari siti produttivi. È nata poi nel frattempo la produzione in Giappone, poi la produzione messicana, le varie serie, eccetera, no? E qui non ci perdiamo ovviamente in queste cose, ma per raccontare un po' la storia dello strumento, diciamo che sicuramente è importante magari aver ripercorso un po' dal 1960 fino all'inizio degli anni 80 quella che è stata un po', appunto, la storia di questo basso. Possiamo ancora dire, a titolo di cronaca, che nel 1989 abbiamo il primo modello attivo chiamato Jazz Bass Plus, che sarà poi quello che nelle sue evoluzioni darà vita alla serie cosiddetta American Deluxe, che diventerà poi la serie di bassi attivi, che poi nel tempo appunto passerà da American Deluxe, poi diventerà American Elite, poi nell'ultimissima serie l'American Ultra, ma di fatto parliamo della linea quindi attiva di jazz bass, insomma, della Fender. Un'ultima curiosità, il modello a 5 corde comparve per la prima volta nel 1990. Bene, spero con questa piccola chiacchierata, che spero comunque interessante, insomma, di essere riuscito a dare un minimo di informazioni su quella che è stata appunto la storia e anche le sue piccole evoluzioni di quello che è uno degli strumenti più iconici, come dicevo all'inizio, che sicuramente ha attraversato la storia della musica, parlando di basso elettrico, dalle sue origini fino ad oggi, e non ha certamente terminato la sua storia, perché come sappiamo tutti, questo continua a restare uno degli strumenti più utilizzati. Segno che Leo Fender sapeva molto bene che cosa fare quando si trattava di realizzare un basso elettrico che fosse da un lato semplice per quanto riguarda la sua costruzione, ma anche estremamente funzionale, non solo nell'ergonomia, perché tutto sommato comunque è un basso abbastanza ergonomico, studiato abbastanza bene. Ovviamente non è studiato per lavorare tantissimo nelle zone alte del manico, ma è nato in un periodo in cui questo non era assolutamente una cosa necessaria più di tanto, tant'è vero che si limita anche a 20 tasti, insomma, voglio dire, era quello che all'epoca veniva richiesto. Nonostante questo, ricordiamoci che un bassista come Jacopo Astorius su un Fender Jazz ha dimostrato che si poteva fare veramente di tutto, non ha mai trovato un limite nello strumento. E come stavo dicendo, quindi
uno strumento funzionale non soltanto anche per la forma, ma anche e soprattutto per il suono, perché Leo Fender ha saputo creare uno strumento con un timbro che si è rivelato poi vincente anche attraverso gli anni, anche utilizzato con tecniche completamente diverse. Insomma, basta pensare quando arrivò lo slap e il Fender Jazz è rimasto uno dei bassi che si è prestato benissimo allo slap. È un esempio su tutti è Marcus Miller col suo jazz del 77, insomma, che ha creato questo suono anche qui iconico. Ma sono tantissimi appunto i bassisti che in qualche modo attraverso il Fender Jazz hanno creato un loro suono assolutamente iconico e riconoscibile. Bene, vi saluto. Ciao!